Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Cicala101, raga, e come detto in live ragazzi, in questo video vi farò vedere come fare il completo moddato di Cicala, appunto. Andremo a crearlo insieme in questo video, quindi decideremo insieme come fare il completo, ragazzi. Non è un completo della Madonna, come ho detto in live, ma è un completo senza requisiti, ripeto, senza requisiti, ragazzi, possono farlo tutti quanti. L'unico requisito, ragazzi, è avere la mia crew, che trovate sempre in descrizione ovunque. Allora, ragazzi, incominciamo a scegliere i abiti da mettere per fare l'outfit moddato, ragazzi. E allora, per fare questo outfit ci servirà, se lo trovo, il bomber, ragazzi, verde e nero, sempre se c'è. Cerchiamo un po' fra i bomber. Allora, raga, vediamo quali ci sono, perché è pieno di bomber, però non so se c'è quello che serve a noi. Anche se questo, ragazzi, è molto bello, eh. Ragazzi, bomber colore crew. Bomber colore crew, ragazzi. Simbolo crew, ragazzi, mi raccomando, sul bomber. Quindi ragazzi, ripetiamo i passaggi per chi non ha capito. Andate su parti superiori, freccia destra ragazzi. Andate in fondo su, ragazzi, su bomber, che è precisamente il numero, è precisamente il numero 13. Andate su bomber e mettete crew. Poi andate su vestiario, simbolo crew, e simbolo crew davanti e dietro lo mettete entrambi. Una volta fatto ciò, ragazzi, direi che la parte superiore è già finita. Andiamo a mettere i pantaloni, ragazzi. Pantaloni, ragazzi, mettete quelli che ora vi dirò. Allora, sempre se li trovo, perché non mi ricordo più dove erano. Allora, ragazzi, andate su pantaloni, andate su chino. Una volta che siete su chino, ragazzi, mettete i chino dritti bignas neri, che sono un colore tipo marmo nero, ragazzi, veramente fighi secondo me. Una volta messi i pantaloni, ragazzi, andate sulle scarpe e andate su scarpe di Arena War, ragazzi, mettete le scarpe numero 39, ragazzi, scarpe numero 39, nere, luci verdi. Una volta fatto tutto questo, quindi messo il bomber col simbolo crew, i pantaloni e le scarpe, incominciate a salvare il completo. Io lo salverò Cicala101, perché appunto è il mio completo. Una volta salvato, ragazzi, uscite dal negozio e vi dirigete alla spiaggia, ragazzi. Queste scarpe, ragazzi, ve le ho fatte mettere perché si illuminano al buio e sono veramente fighe, secondo me. Ripeto, è un completo semi-moddato, perché è un completo senza requisiti, alla fine. È un completo che possono fare tutti i miei fan, senza dover perderci ore e ore. Ci vuole semplicemente 10 minuti a farlo. Una volta, ragazzi, arrivati al negozio di maschere, qui alla spiaggia, che è dove dovrete andare voi, dovete selezionare la maschera da mettere. Quindi andate su maschere, ragazzi, e mettete, vediamo se la trovo. Dov'è che è? Dov'è che è?
Allora. Vediamo se la trovo, ragazzi, perché non la sto trovando. Non la so. C'era una maschera che avevo visto. Ok, ci siamo. Allora, ragazzi, andate su numero 16, maschere, mostri. E dovete mettere la numero. Ora ve lo dico appena la trovo. Dov'è quella? Eccola qua. Dovete mettere la numero 6, ragazzi. Mostri numero 6. Una volta messa, ragazzi, cosa fate? Andate qua dalle maglie, freccia destra, quadrato e risalvate il completo con la maschera. Una volta fatto ciò, ragazzi, andate qua, fate freccia destra. Sui copricapi, ragazzi, freccia destra e andate sui caschi. Ora vediamo quale metterci, ragazzi, insieme. Dov'è? Vediamo se lo troviamo, ragazzi. Ok, ragazzi, andate su caschi antiproiettile e mettete antiproiettile nero, ragazzi. Lo selezionate, non salvate, salite sul veicolo e vi dirigete dove vi dico. Perché vi ho fatto mettere il caschetto antiproiettile? Per il semplice motivo che oltre a ora buggare il completo, reggerete molti molti più colpi in testa senza morire. Quindi al posto di morire con un colpo in testa, morirete magari con 3-4 colpi in testa. Ragazzi, vi dirigete qua. E cosa dovrete fare? Allora, questo è l'outfit che avrete momentaneamente. Quindi col caschetto selezionato ma non salvato. Voi ragazzi, correte e premete freccetta destra a fianco al cannocchiale. In questo caso non ha funzionato. Lo rifacciamo, ragazzi. Dovete correre e spammare sempre X finché non vi si bugga. E spammare freccia destra, ragazzi. Appena vi succede, come mi è successo ora, che vi si blocca davanti al telescopio, fate touchpad, ragazzi. Stile, accessori, occhiali. E mettete, ragazzi, occhiali luminosi blu. Per chi li ha. Per chi non li ha, metta un altro paio di occhiali. Una volta, ragazzi, messi gli occhiali, fate semplicemente questa cosa: vi allontanate dal telescopio e vi si teletrasporteranno sotto il caschetto. Cosa fate ora, ragazzi? Non salvate, rifate lo stesso passaggio, ragazzi. Rifate lo stesso passaggio. Touchpad, stile, accessori. Anzi, no, scusatemi, touchpad, abito e cliccate Cicala 101. Dovrebbe, in teoria, teletrasportarsi tutto sul completo. Non ha funzionato. Come vedete, si è tolto sia la maschera che gli occhiali. Quindi riproviamo, ragazzi, mettendo prima la maschera e poi gli occhiali. Quindi touchpad, stile, accessori, maschere. E mettete quella maschera gialla, ragazzi, che vi ho fatto acquistare. Che ora per trovarla ci perderemo un'ora e mezza perché sono pieno di maschere. Vediamo se la troviamo, vediamo se la troviamo. Dai, su, cazzo di gioco. Ragazzi, pazienza, 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 dai che la troviamo, ce la possiamo fare. Dove sei finita, maschera, maschera, maschera? Dovrebbe essere qui da queste parti, dovrebbe essere qui, dove sei, dove sei? Quante cazzo di maschere ho, raga? Manco me le ricordavo di averle così tante. Cioè, ho tutte le maschere del gioco praticamente, non ho capito.
Allora, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove cazzo è finita quella maschera, raga? Raga, allora, sono due le cose. O ho perso la maschera o ho veramente troppe maschere. Dove cazzo è finita? Ma dove cazzo è finita? No, raga, no, no, mi si è tolto completo. Allora, riseleziono il completo. Con la maschera. Se mi allontano, mi si toglie la maschera. Ok. Cosa facciamo, ragazzi? Allora, ho sbagliato il procedimento. Quindi, cosa fate? Semplicemente, ragazzi, essendo che quello che ho appena fatto non funziona, voi sarete qui, ragazzi, col completo, col caschetto. Cosa fate? Touchpad, stile, abito, cliccate su Scala 101. Vi si toglierà il caschetto, ragazzi, ma vi metterà la maschera. E rifate il passaggio così. Però ora cosa farete, ragazzi? Mi si è bloccato il gioco, perfetto. Mamma mia, che bel gioco di merda. Allora, chi c'è in sessione? Faith. Faith. Faith, se mi senti, per favore, ammazzami. Per favore, ammazzami. Se non mi senti, ce l'ho nel culo. Mi teletrasporto, faccio prima. Ah, che gioco di merda, raga, quando si bugga. Porca puttana, mi si è bloccato tutto. Ragazzi, si è bloccato. Cosa facciamo? Cambiamo sessione. Può succedere anche a voi. Questo ve lo dico, ragazzi. Può succedere anche a voi. Se vi succede, fate come ho appena fatto. Cambiate sessione e ritornate lì. Non farò tagli in questo video, ragazzi, appunto per farvi capire che, per quanto sia un glitch facile, è comunque complicato nel suo piccolo. Ora ci dovrebbe cacciare in una sessione. Per fortuna su PlayStation 5 infatti è velocissimo. E dovreste spawnare, esatto, dovreste spawnare col completo. Allora ragazzi, usciamo. Esco con l'elicottero, almeno faccio prima. Se no, se a voi non vi si è bloccato, ragazzi, non serve che cambiate sessione, eh. Dovete solo fare il glitch. Se invece vi si blocca anche a voi, cambiate sessione. Dovrebbe andarvi in teoria, però a volte succede che si blocca, quindi può succedere. In questo caso a me al terzo tentativo si è bloccato, ci può stare. Può succedere tranquillamente a tutti. Può succedere anche ai migliori, ragazzi, quindi è normale, state tranquilli. Mi raccomando, prima di fare il glitch assicuratevi di avere almeno 100 dollari fuori banca, se no non vi va. Quindi ragazzi, se non vi si è bloccato, ora vi faccio vedere cosa dovete fare. Se vi si è bloccato, tornate qua come sto facendo io ora. Quindi ragazzi, eravamo rimasti qua. Allora, ora che voi avete la maschera e non più il caschetto, perché col caschetto non funzionava, rifate il passaggio, correte, freccia destra, vi si bugga, touchpad, stile, accessori, occhiali, mettete gli occhiali, ragazzi. E come vedrete vi porta gli occhiali sulla maschera. Una volta che avete sia occhiali che maschera, cosa dovete fare, ragazzi? Di nuovo il glitch, vi si bloccherà. In questo caso non è andato perché mi ha fatto guardare, quindi uscite e lo rifate. In questo caso è andato. Ora cosa facciamo? Stile, accessori, caschi. E ragazzi, dovete trovare il caschetto antiproiettile nero. Eccolo qui, caschetto antiproiettile nero. Se tutto ha funzionato, ragazzi, esattamente. Se tutto ha funzionato, il completo vi uscirà così, ragazzi. Completo veramente, veramente facile da fare, ma da tryharder. Molto, molto da tryhard, ragazzi. Con la maschera, gli occhiali che si illuminano, le scarpe che si illuminano, molto molto bello. Cosa fate, ragazzi? Ora l'ho andata a salvare semplicemente in un qualsiasi negozio di abbigliamento. Anche in quello di maschere qui vicino, va bene. Quindi, ragazzi, andiamo qua.
andiamo qui nel negozio di maschere e salviamo il completo. Allora. Porca puttana, mi si è tolto il caschetto, non ci credo. Mi si è tolto il caschetto, porca troia ragazzi, salendo sull'elicottero mi si è tolto il caschetto, porca troia. Quindi prendiamo una moto che è meglio. Ah, qua ci dovrebbe essere il code. Esattamente, c'è il code. Devo andare a rimettere il caschetto ragazzi, perché mi si è tolto appunto salendo sull'elicottero. Ma ci mettiamo un attimo. Mettiamo il caschetto ragazzi e andiamo a salvare. No, ho sbagliato il caschetto. Eccolo qua. Perfetto. Andato di nuovo. E ragazzi, andiamo a salvare il completo, come ripeto, lì nel negozio di maschere. Consiglio di andarci con una moto col quad, perché almeno non vi si toglie il caschetto e vi rimane salvato. Ok ragazzi, scendiamo, andiamo qua, freccia destra, quadrato, XX e salviamo. Ragazzi, questo qui è il completo, diciamo, glitchato con il simbolo crew, la maschera gialla che riprende il colore del simbolo crew, le scarpe che si illuminano al buio, pantaloni color marmo e occhiali che si illuminano al buio e caschetto antiproiettile. Ragazzi, è un completo veramente semplice da fare, come avete visto. Per tutti, ripeto, per tutti, non è moddato, è glitchato, ma è veramente facile, è molto carino di estetica. E nulla raga, che dire, il video può concludersi qui. Se vi piace il completo lasciate il like, e quando farò i drop, chi avrà questo completo si beccherà qualche regalino extra. E raga, chiudo qui il video e bella ragazzi, alla prossima live o al prossimo video. Bella ragazzi.